sveglio in Finlandia e subito mi accoglie un cartello che mi fa pensare di essere a casa, un cartello con scritto Pisa. Ma subito dopo poco mi ritrovo al circolo polare artico, dove una temperatura inaspettata mi accoglie e con i suoi 18 gradi mi fa pensare che forse in questo mondo stiamo sbagliando qualche cosa, perché diciamo che è una temperatura non consona a un circolo polare. Comunque, a parte questo, dopo aver fatto visita ai vari musei che ci sono, mi rimetto subito in moto e parto con il mio furgone. Passate un po' di ore, mi viene fame, mi fermo a bordo della strada, c'è un piccolo locale che fa hamburger. Dopo aver mangiato con la pancia piena, la mia voglia di viaggiare, diciamo che inizia a vacillare. Imbocco una strada a dir poco fantastica. Apparentemente sembrava una strada normale, dopo poche centinaia di metri si è tramutata in uno sterrato. Fantastico, tra l'altro, perché poi ho scoperto, solo dopo essere arrivato in campeggio, che è stato una tappa del rally della Finlandia. Ovviamente con il mio furgone la percorro a una velocità che la macchina da rally non fa neanche se la spingi, però quello è un altro discorso. Mi godo il panorama, mi godo questo momento. E intanto però la stanchezza inizia a farsi sentire, perché la giornata è stata abbastanza lunga. Arrivo a questo bivio e non lo so, decido di prendere a destra senza aver visto nessun cartello e mi ritrovo alle porte di un campeggio. Questa sera ho deciso di farmi un po' di pasta al ragù, di mangiare, diciamo, un piatto di pasta tipico italiano. Alla prossima. Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere. Grazie.